Vai. No, Ma partiamo subito noi, fai una presentazione. no, vai, vai. Ok. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui e ringraziamo anche Andrea Feriani, l'editore, per averci dato questa ulteriore possibilità di pubblicare un nuovo libro che in questo momento di grande difficoltà, Andrea è uno che investe molto. Ecco, diciamo che dopo il libro Capirsi in un istante, che è stato un manuale approfondito che spiegava passo per passo tutta la lettura del volto, partendo dallo studio anche leonardesco, quindi abbiamo messo assieme la parte, diciamo così, occidentale con quella poi orientale. Questo libro, ultimo libro, Fisiocromia e lettura del volto, rappresenta un completamento ed è molto spinto poi anche sullo studio del colore, quindi che deriva dalla forma del volto, dal colore della pelle e dal colore dei capelli, per arrivare poi a capire, poi vedremo con altre tecniche anche che derivano dal Feng Shui, che tipo di colore utilizzare, come abbigliamento, come complementi e come anche diciamo, l'utilizzo anche nel campo dell'arredamento, dell'interior design. Quindi questo libro deriva abbiamo messo a punto una metodologia di lettura del volto e poi alla fine è presente oggi l'ingegnere Marco, che è un esperto di programmazione, ci farà vedere una simulazione, un programma, Marco Luciani, scusate, che è un programma che stiamo mettendo a punto, un software proprio per la lettura del volto che è basata su alcuni algoritmi, parametri che abbiamo elaborato assieme all'Università di Ancona, quindi stiamo cercando appunto di dare anche una valenza scientifica a questo percorso. Ecco, ricordiamoci che questa è un'antica arte, disciplina, quasi scienza, che deriva da studi di tipo statistico, quindi nasce in Cina, barra India, ma anche qui da noi, come dicevo prima, in Occidente abbiamo avuto eminenti ricercatori, partendo da Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, fino ad arrivare a Goethe, Schopenhauer, quindi nel campo dell'arte, della scienza, dell'architettura, moltissimi sono adoperati per studiare e capire cosa il volto rappresenti ed è un mondo veramente importante, affascinante. Ecco, diciamo che tutto quanto, partendo dalla visione orientale, ma anche quella occidentale, perché anche Leonardo quando parlava del volto, diceva che il volto riflette tutto l'aspetto emozionale, cioè quello che sta dentro ad una persona viene segnato sul volto. E emozione, infatti, vuol dire smuovere, mettere in movimento, cioè portare da dentro a fuori uno stato mentale fisiologico. Quindi una persona che sarà sempre preoccupata tenderà sempre a corrugare la fronte e quindi iniziano a formarsi delle rughe, per esempio, dalla parte centrale del naso vanno verso l'alto e quello è già un segno di una persona che può essere molto critica. E sono tutti quanti segni che sono stati monitorati, mappati nel tempo e hanno una valenza, possiamo dire, quasi scientifica perché si ripetono in moltissime persone e quindi poi studiando, applicando questi concetti a più persone, vediamo che ritorna, questo segno appunto viene confermato. E questa è una slide molto interessante che è tratta da un libro di medicina cinese. E vedete, trattamento con le emozioni. L'eccesso delle emozioni non si guarisce con le medicine, bisogna guarirlo con le emozioni, che sono una medicina senza forma. E questo è un aspetto importantissimo, della visione olistica che ha la medicina tradizionale cinese. Cioè, le patologie, le problematiche, la salute deriva tutta da scompensi emozionali. Infatti si dice che se anche riuscissimo a far scorrere il qi, questa energia che abbiamo dentro di noi già stagnante, e a muovere il sangue già colpito, dal momento che sussistono 100 pensieri assillanti e continui, che non si sono trasformati, come possiamo garantire che in futuro non si riannodino causando di nuovo sofferenza? Cioè se noi continuiamo ad alimentare preoccupazione, ansia, tutte queste cose qui ovviamente vanno poi a segnare il volto. Quindi l'Oriente ci insegna, e poi lo vedremo nell'ultima parte di questa presentazione, con delle tecniche che abbiamo messo anche a punto, ci insegna a cercare di lavorare su noi stessi, sull'aspetto interiore, che è quello che porta equilibrio. E la malattia deriva da un disequilibrio emozionale e prima di tutto c'è tutto un lavoro
che prima, diciamo così, in un campo non materiale, poi va nel campo materiale. Quindi l'Oriente da 5.000 anni studia e dà molte indicazioni su questo aspetto. Quindi l'unica maniera adatta per rimuovere la coscienza errata è quella di creare una coscienza corretta e quindi lavorare sempre su noi stessi. Facciamo un passo indietro, rinfreschiamo un attimino il capirsi in un istante, il libro che riguarda la fisionomica, e parliamo dei 12 palazzi. Nella lettura del volto, noi quelli che andiamo a leggere sono principalmente i 12 palazzi. Sono queste spie che vedete accese sul volto che Stefano ha disegnato graficamente, e sono gli indicatori per le possibili letture che possiamo fare. Partiamo dal Palazzo dei Viaggi. Allora, nel Palazzo dei Viaggi, Adesso situato sulla è fronte, una conferenza. ok, Palazzo dei Viaggi, che è situato appunto sulla attaccatura della fronte, più è ampio questo palazzo, quindi meno sono presenti dei capelli, più la persona è anche predisposta a viaggiare. Sulla fronte inoltre troviamo il palazzo della carriera, è proprio al centro, è questa porzione centrale situata sulla fronte, e ci fa capire anche in base alla sua ampiezza se ci sono segni o cicatrici, oppure anche delle zone concave, se la persona può emergere anche in giovane età, già tra i 18 anni, 19 anni, oppure se presenterà degli ostacoli o delle situazioni difficili in ambito scolastico barra lavorativo. Faccio una anticipazione perché nella fronte, e comunque in tutto il volto è datato. Nella fronte siamo tra i 15 e i 34 anni. Per questo sulla fronte possiamo dire se una persona emerge in giovane età oppure meno, oppure se può avere problemi nelle situazioni scolastiche o no. Interessanti sono le spie riguardanti questi, il palazzo della madre che è situato a destra, il palazzo del padre è situato a sinistra. Quando andiamo a leggere un volto, queste zone, queste aree le andiamo sempre a collegare le orecchie, perché le orecchie rappresentano i primi 14 anni della vita, ma l'orecchio di sinistra rappresenta il padre, l'orecchio destro la madre. Continuiamo con il palazzo della fortuna e della virtù, al di sopra delle sopracciglia. E in questo caso qua possiamo vedere se una persona ha fiducia in se stessa, se ha stima di se stessa, se si comporta anche in maniera etica e ha una certa morale. Proseguiamo con il palazzo delle proprietà che adesso Stefano vi parlerà. Al centro, tra le due sopracciglia, c'è il Life Palace, il palazzo della vita. In questo palazzo va a segnarsi, vanno a crearsi delle rughe o dei segni qualora fossimo molto stressati e molto preoccupati. Possiamo vedere anche se ci troviamo in una situazione di ipercriticità, se siamo troppo critici verso noi stessi o verso gli altri. Poi le sopracciglia rappresentano i fratelli e gli amici. Le sopracciglia dovrebbero essere armoniose, lineari, con tutti i peletti che vanno nella stessa direzione. Questo va a identificare, più sono spesse e ben sostenute, migliore è il rapporto con i propri fratelli, qualora non ci fossero, con gli amici e collaboratori. Poi abbiamo il palazzo del matrimonio. Il palazzo del matrimonio è situato sulle tempie. E questo vale solo per gli uomini, perché per le donne dobbiamo andare a vedere tutto il naso. Il naso dovrebbe essere bello, carnoso, lineare, proprio perché identifica non solo la nostra energia primordiale, ma anche la nostra colonna vertebrale. Non è un caso che il Palazzo della Salute sia situato proprio sul dorso del naso, al suo centro, perché più è lineare e carnoso un naso, senza presentare discromie o segni o capillari rotti, maggiore è la salute di una persona. Abbiamo poi al di sotto degli occhi il palazzo dei figli. Quest'area ci identifica il rapporto con i figli, ma anche come viene vissuta la sessualità. Quindi, anche se una persona non ha dei figli, possiamo addentrarci in altre letture.
Abbiamo poi il palazzo della ricchezza, che è la punta del naso, è la nostra capacità di fare i soldi. E più la punta è carnosa e ha un colorito, diciamo, rosa, non presenta rossori o macchie scure, migliora la capacità di produrre ricchezza. E invece le narici rappresentano sempre la ricchezza, ma la ricchezza indiretta, quello che noi possiamo ricevere dagli altri. E in ultima arriviamo al palazzo dei collaboratori, che rappresenta il mento, è situato in questa zona, praticamente attorno al mento, e quindi anche il rapporto che noi possiamo avere con collaboratori o colleghi, o addirittura anche con il nostro capo. Se ci sono magari, ci possono essere delle cicatrici, oltre all'età che noi possiamo andare a identificare nella lettura del volto, se ci sono dei segni delle cicatrici, a destra, per esempio, può essere dei rapporti con i collaboratori o con i colleghi non buoni, quindi magari scontri prevalentemente con le donne. A sinistra, invece, se ci sono dei segni delle cicatrici, identificano dei rapporti problematici con gli uomini. Ok, allora facciamo un focus. Il palazzo delle proprietà, che è la parte sotto il sopracciglio, rappresenta come una persona vive il suo rapporto con la propria casa o il luogo dove passa più ore, perché se una persona per esempio sta 20 ore in azienda, quindi quel punto lì diventa appunto segnato. Ecco, i cinesi hanno poi, vedete, applicato anche gli animali simbolici, la fronte rappresenta, è come un carapace, una tartaruga, quindi la fronte rappresenta una sorta di scudo, identifica l'educazione che abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia, c'è la parte dedicata alla carriera, quindi una fronte abbastanza ampia rappresenta una persona che ha una visione ampia delle cose. Più una fronte si assottiglia, più la persona ha una visione più ridotta, e quindi questo non vuol dire, non è una cosa selettiva, vuol dire che questa persona, cioè la fisionomica, viene utilizzata per scoprire e aiutare i talenti di una persona e anche valorizzare gli aspetti. Ognuno di noi ha un volto particolare, ha delle caratteristiche, quindi non è una lettura di tipo terroristico, questo non esiste. La lettura del volto viene sempre fatta per, diciamo così, armonizzare la persona, aiutarla a capirsi, conoscersi e quindi migliorarsi. Questo è l'obiettivo e l'aspetto. Quindi anche gli animali simbolici rappresentano nella parte sinistra lo zigomo, l'orecchio, rappresenta appunto il drago è legato, l'orecchio sinistro rappresenta anche la longevità, rappresenta anche la saggezza. Quindi leggendo poi anche la conformazione degli elementi del volto, gli occhi, le sopracciglia, le orecchie, iniziamo a entrare dentro e potremmo quasi scrivere un libro sul volto di una persona. Il mento rappresenta la fenice, quindi l'uccello mitico, quindi rappresenta anche l'ultima parte del volto, quindi gli obiettivi da raggiungere. Infatti il mento rappresenta l'autostima, la spinta sessuale, la forza di volontà. Ecco, se io devo assumere una, questa è la fisionomica, per esempio, è molto interessante anche dal punto di vista della gestione delle risorse umane. Se io devo assumere una persona, un manager, faccio presto, studio il naso come è strutturato, deve essere un naso ben dritto, carnoso, la bocca ben disegnata e un buon mento. E quindi, avendo queste conoscenze, in 40 secondi, un minuto, posso inquadrare subito la persona. Dalla parte destra abbiamo Venere o la Tigre, che rappresenta l'orecchio destro, rappresenta come una persona vive l'amore e la sessualità. E quindi, osservando il lobo destro, posso capire molte cose in una persona, se è un lobo tagliato, se è rotondeggiante. Ecco, come dicevo prima, ci tengo a ribadire, a sottolineare, tutti questi approcci, studi, derivano da 5.000 anni di conoscenza che la cultura cinese ha tramandato e ha migliorato, quindi sono studi di tipo statistico. E se pensiamo che nella storia personaggi come Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, fino ad arrivare a Goethe, Schopenhauer, Franklin, Clarke e tanti altri filosofi, ricercatori hanno studiato, vuol dire che c'era un grande fascino e hanno trovato tantissima corrispondenza. Ecco. Tornando alle direzioni, vedete, i cinesi hanno orientato anche il volto, la parte alta rappresenta il nord, poi abbiamo l'est, il sud in basso, l'ovest e il centro. Allora, tornando al palazzo delle proprietà, vedete, ci sono una serie di ricerche e studi che ho fatto negli ultimi anni. Per esempio, se una persona ha una cicatrice, un segno, un neo,
nell'occhio sinistro sotto, questo è il palazzo di proprietà, ci può essere un problema legato o ad una stanza localizzata a nord-est, questo lo vediamo spesso quando facciamo anche le letture del volto, quindi questa persona magari può avere dei vicini che disturbano, può essere qualche interferenza in quella stanza, può essere qualche problema che di geopatia, e quindi poi analizzando si va ad avere l'effettivo riscontro di quello che sta vivendo la persona. Quindi questo, come diceva prima Chiara, il volto è come una sorta di cruscotto di una macchina, si accendono continuamente delle spie e avendo le informazioni corrette possiamo essere in grado di interpretare e quindi aiutare la persona a migliorare la propria vita. Ecco, questa è una sintesi poi dei 12 palazzi che abbiamo visto prima e delle fasce di età con cui si può leggere il volto. Quindi la parte iniziale del volto sono le orecchie, poi si passa alla fronte, la parte intermedia va dalle sopracciglia al naso e l'ultima parte, quindi quella che va dai 50 ai 71 anni, è il mento. E quindi qui possiamo mappare e vedere. Poi, dopo i 70 anni, per l'uomo la datazione gira in senso orario e si ritorna di nuovo all'orecchio sinistro, mentre per una donna si gira in senso antiorario. Questo deriva da una cultura anche dalle teorie yin e yang. L'uomo è legato più all'approccio yang, la donna è legata più all'approccio yin. È importante identificare la parte femminile e la parte maschile a cosa corrispondono, in modo che non ci sia confusione. Quando si va a leggere il volto, la parte destra del volto corrisponde al femminile, un po' come gli emisferi. La parte sinistra invece corrisponde al maschile. Va ad incrocio con il corpo, però quando facciamo la lettura dobbiamo stare attenti a non invertire, perché sennò cambia completamente. Ecco, una delle teorie fondamentali della cultura orientale è la regola dei cinque elementi. I cinesi hanno sempre cercato di studiare quello che avviene in natura, quindi i cicli della natura, per portarli poi sia in architettura ma anche applicarli a tutte le pratiche, come anche la fisionomica. Quindi i cinque elementi sono diversi dalla visione aristotelica, aria, terra, fuoco e acqua, e si legano ai cinque pianeti maggiori, quindi il pianeta legno legato a Giove, il pianeta fuoco a Marte, il pianeta terra a Saturno, il pianeta metallo a Venere, il pianeta acqua a Mercurio. Quindi studiando in natura cosa avviene? Se io prendo un pezzo di legno e lo butto nel fuoco, il fuoco, diciamo così, viene alimentato, produce cenere, che è un ottimo emendante per rendere la terra più fertile. Dalla terra io posso estrarre il metallo, che liquefacendo si produce acqua, che infine alimenta il legno. Questo è un ciclo di energia che avviene da sempre. E quindi questa teoria la possiamo applicare anche allo studio dei volti. È importante identificare il tipo di volto. Ad ogni volto corrisponde il suo elemento. I volti fuoco, ad esempio, hanno la base, quindi la parte del mento, che è più larga e poi va a restringersi verso la sommità del capo, come un triangolo. I volti terra sono proprio dei volti squadrati, formano un quadrato. I volti metallo sono dei volti ovali. Il volto acqua è un volto rotondo, il volto legno invece è un triangolo rovesciato, cioè ha la parte della fronte più larga e poi va a restringersi verso il mento. È importantissimo capire la forma del volto, perché poi andando a vedere il colore della pelle e il colore dei capelli, la loro energia deve andare a convergere nella forma del volto, non deve esserci un drenaggio. Quindi se noi abbiamo un volto metallo, quindi un volto ovale, e abbiamo, non so, i capelli terra, quindi magari dei capelli castani, e il volto e il colore della pelle bianca, in questo caso qua la terra, i capelli vanno a convergere nella forma del volto e va benissimo. Però se io ho per esempio i capelli neri e ho sempre la pelle bianca, quindi metallo, e la forma del volto metallo, ma i capelli neri che sono acqua, mi va a togliere energia, quindi mi va a scaricare. Quindi con la fisio, col discorso della fisionomica, adesso vedremo con la fisiocromia, noi facciamo un lavoro che riguarda non solo quello che può essere il mondo della bellezza, il mondo del beauty, quindi scegliere il colore di capelli più adatto a noi, ma anche per quanto riguarda l'abbigliamento, gli accessori, l'arredamento. Quindi è tutto un discorso veramente a 360 gradi nel mondo del colore.
Ecco, però esiste anche un ciclo, vedete, in natura di controllo. Il ciclo creativo era quello che abbiamo visto prima, che gira in senso orario. Cosa succede in natura? Se io prendo dell'acqua, posso spegnere il fuoco. Il fuoco cosa fa in natura? Può sciogliere il metallo, lo brucia. Il metallo cosa fa? Taglia il legno. E il legno con le radici impoverisce la terra, che infine, se io prendo della terra e la butto sull'acqua, la sporca. Quindi quando siamo in una condizione di controllo, non va mai bene, perché se siamo controllati, la persona che ci controlla investe energia. Io che sono controllato perdo energia, mi stanco. Quindi questo lo possiamo applicare poi anche nello studio della compatibilità tra le persone. Quindi si mettono in relazione le forme dei volti per capire se le persone sono compatibili. Se non sono compatibili non è che si eliminano, si lavora a livello emozionale. Quindi per esempio se due volti, uno ha un volto acqua e ha un collaboratore con un volto fuoco, bisogna utilizzare, inserire l'elemento legno. Legno vuol dire essere più gentili, lavorare più sulla crescita personale, sull'insegnamento, usare per esempio il colore verde, usare le direzioni est, sud-est, cioè c'è tutta una serie di livelli in cui si può lavorare per armonizzare. Questa è la visione olistica che da sempre, diciamo così, l'Oriente ha applicato. E infatti vedete, ogni volto può avere un colore, una forma, che si mette poi in relazione col colore dei capelli e col colore anche della pelle. Per esempio la terra, l'elemento terra, è un volto che tende sul giallo. Una persona che ha un viso acqua rappresenta una colorazione molto scura, quindi può essere un volto di una persona di colore, e anche i capelli ricci rappresentano l'acqua. Un viso fuoco, un viso che ha una colorazione sul rosso, un po' come gli indiani d'America, quindi anche certe razze hanno certe caratteristiche. Un viso metallo è più tendente al bianco e un viso legno tendente a un verde, ovviamente molto chiaro. Quindi in base a tutto questo tipo di studio si fa una serie di analisi e si riesce poi a armonizzare la persona, cioè portare un equilibrio a livello energetico su questa persona. Quindi vediamo le forme, vedete, quindi noi dobbiamo proprio inserire il volto in una figura geometrica, quindi il volto fuoco è come una fiamma, quindi una persona che ha la mascella molto larga sarà, cosa fa una fiamma? Sarà una persona impetuosa, a volte impulsiva, però una persona anche che sa mettere molta energia, vitalità, grinta, è uno che fa molto sorridere. Quindi in base a questo, se io devo relazionarmi con una persona a fuoco, so che avrà anche questi scatti, questi impulsi. La persona acqua è un volto, vedete, un ovale dilatato, e essendo l'acqua un elemento che si muove, rappresenta anche la comunicazione, un buon businessman, una persona che sa fare affari, e anche quelle persone che hanno questi volti dilatati hanno anche svolgono le cose con certa calma. La terra invece è un volto abbastanza quadrato, vedete? E dicono, i cinesi dicono che una persona con un volto terra è molto concreta, proprio molto radicata, ed è anche un buon amico, perché dentro la terra ci sono i tesori e quindi è una persona che tende a mantenere i segreti. Il volto metallo invece è un ovale, e anticamente nell'antica Cina sceglievano i funzionari e anche i giudici, oppure le persone con alta carica militare, con carica militare anche di un certo livello, una certa gerarchia, con forma metallo, perché il metallo è come una sorta di coltello. Sono persone che sanno gestire bene le problematiche. Cioè gli arriva addosso un problema forte, lo sanno risolvere, gestire e appianare. Questa è una cosa molto importante. Infine il volto legno, quindi sono volti che hanno la parte più alta, più dilatata, e poi si chiudono sotto, oppure vanno giù abbastanza dritti, poi come una sorta di scatola, fanno un rettangolo con la punta verso il basso, appartengono a persone che sono dei ricercatori. Infatti, vedete, è l'opposto del volto fuoco. Nel volto fuoco l'energia sale verso l'alto, nel volto legno l'energia va verso il basso, come se una va verso l'esterno, l'altra va verso l'interno. Infatti una persona con volto fuoco è uno che gira le scatole in 2 minuti e subito tende ad andare ad essere aggressivo. Invece l'energia legno è un'energia più introspettiva, è una persona che cerca di scavare dentro di sé, ma anche è uno che ricerca, va in profondità nelle cose, è un creativo, un artista. Questo è già un elemento interessante di prima lettura del volto. Poi ci sono tutte le altre. Si va in profondità a studiare le sopracciglia, gli occhi, il naso, la bocca. Quindi la metodologia che abbiamo elaborato in questo libro Fisiocromia
che aiuta le persone proprio a avere un metodo nella lettura e del volto. Quindi, come dicevo prima, in base alla forma del volto possiamo scegliere anche capire la compatibilità, se le persone sono in ciclo di controllo o se sono in ciclo di creazione. E in base a quello possiamo fare tutta una serie di valutazioni. Non esiste la perfezione in niente, perché anche due persone che sono magari legno e fuoco, che sono in ciclo di creatività, va bene per il fuoco che è alimentato dal legno, ma la persona appunto legno tende ad essere troppo scaricata, quindi bisogna usare l'elemento acqua tra i due. Quindi ci sono sempre tutte dinamiche che vanno lavorate ed equilibrate. È chiaro che però quando siamo in controllo diventa più immediato l'intervento per equilibrarla. E arriviamo quindi al libro Fisiocromia e lettura del volto. Abbiamo diciamo in questo quasi riassunto che abbiamo voluto fare sul colore, sul tema colore, abbiamo riassunto il colore associato alla lettura del volto. Abbiamo riportato non solo le metodologie che noi utilizziamo quando facciamo la lettura del volto, ma abbiamo anche capito l'importanza e l'energia che ha il colore, perché le persone hanno bisogno di vivere con l'energia del colore più adatta a quello che siamo. Per cui se io per esempio ho bisogno del giallo, non è detto che a Stefano il giallo vada bene. E grazie a questo libro riusciamo a capire come valorizzarci attraverso i colori più giusti per noi. Partiamo da questa tecnica che abbiamo inserito innanzitutto per capire: siamo delle persone molto warm, delle persone cool, abbiamo un po' il warm e cool. Quindi siamo delle persone che hanno molto caldo, molto yang, siamo delle persone che hanno bisogno di yin, e questo lo possiamo fare per capire poi come compensarci. Quindi se io sono una persona, ad esempio, al 100% warm, avrò bisogno di utilizzare i colori al 100% cool, quindi 100% freddi. Partiamo da questi semplicissimi parametri da seguire. Innanzitutto il mese di nascita. Il mese di nascita ha un valore del 60% in questa tecnica. L'ora di nascita vale per un 30% e in ultima l'anno, che incide per un 10%. Mentre nell'arredamento, se noi magari decidiamo di cambiare un po' la stanza in che viviamo di più, magari vogliamo rivoluzionare, non so, qualche stanza in particolare, possiamo affidarci al 100% a questa tecnica. Mentre per quanto riguarda la fisiocromia, questa tecnica la associamo alla lettura del volto. Per cui noi andiamo a vedere la forma del volto, a cosa corrisponde, al colore della pelle, al colore dei capelli, e in ultima capiamo se la persona ha bisogno più di colori freddi o di colori caldi. Questa è, diciamo, la tabella che noi utilizziamo per arrivare a queste valutazioni, quindi a capire le percentuali. Partiamo appunto dal mese di nascita, quindi andiamo a vedere se è... Abbiamo problemi con il mouse. Ok, andiamo a vedere che mese siamo. Quindi i mesi warm sono marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre. I mesi più freddi sono agosto, settembre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Sulla base di questo noi scriviamo la percentuale che corrisponde al 60%. L'ora di nascita, quindi se siamo nati dalle 5 della mattina o tra le 5 e le 15, è warm, invece è cool se siamo nati dopo le 15 e quindi nella fascia serale. E questo vale il 30%. L'anno di nascita invece, allora, è il meno importante in percentuale, ma anche questo è importante da comunque, anche se è solo un 10%, comunque è importante saperlo. Warm corrispondono la tigre, il coniglio, il serpente, il cavallo, il cane e la capra. E invece freddo il maiale, il topo, il bue, il dragone, e la scimmia e il gallo. Quindi bisogna andare a vedere questa tabella, andiamo a vedere il nostro anno di nascita e sulla base di questo capiamo che animale siamo. Bisogna fare attenzione alle persone che sono nate a cavallo tra gennaio e febbraio, perché c'è il discorso dell'anno nuovo cinese che
non è sempre lo stesso ogni anno, ma bisogna valutare la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Per cui, per esempio, una persona nata nel 1979, se è nata il 27 gennaio del 1979, io vado a guardarmi l'anno precedente, quindi non sarò una capra, ma sarò un cavallo. Ok, è importante anche questo. Quindi abbiamo capito un attimino che percentuali utilizzare, quindi se siamo una persona cool, sicuramente utilizzeremo un abbigliamento warm. Ad esempio, questa ragazza qua è vestita completamente warm. Andiamo a vedere un attimino le percentuali giusto per capire. Nell'arredamento posso fare affidamento a un 60% warm e un 40% cool, perché se vedete la parete è verde e il pavimento è grigio. Questa stanza qua, per esempio, è un 90% warm e un 10% cool. Possiamo utilizzare anche, per dare quel tocco di freddo qualora ce ne fosse bisogno, i complementi d'arredo. Ecco, questo è un esempio di una stanza completamente fredda. Questa invece è una stanza molto fredda, ha un 70% di cool e ha un 30% di warm dato da, ad esempio, dai cuscini, dal copriletto che è giallo e dal pavimento che è molto caldo, è un beige caldo. Possiamo anche sbizzarrirci con gli accessori. Se per esempio io ho bisogno... Allora, è importante innanzitutto sapere che quando parliamo di accessori, nella fisiocromia è importante per il 60% il colore, per il 30% la forma, e invece per il 10% il materiale. Quindi il materiale che utilizziamo è quello meno importante. Se io per esempio ho bisogno di legno e acqua, posso utilizzare ad esempio un braccialetto di questo tipo qua, che ha i colori verdi del legno e il colore azzurro dell'acqua. Poi posso, magari ho bisogno dell'elemento metallo nella mia lettura del volto, posso utilizzare i colori che vanno dal bianco al grigio, come per esempio questa ragazza che ha questa maglia che riprende i colori del metallo, idem per la borsa. Addirittura gli occhiali hanno anche la forma metallo perché sono rotondi. Questo è un progetto che abbiamo fatto con un artista di Roma che si chiama Manifatture Erranti e produce questi bellissimi arazzi coperte con un telaio, appunto, lavorando a mano. E la cosa interessante, abbiamo fatto... stiamo progettando delle coperte con la sezione aurea, studiando i colori e usando in particolare materiali naturali come il bambù, l'ortica, l'alpaca, la telarana bianca grezza, cotone, canapa e biofilati nepalesi. Quindi anche il mondo aziendale si sta interessando molto ad applicare questi concetti, questo uso diverso del colore. Non è solo il colore, non deve essere usato per un fatto di moda, sia che parliamo di abbigliamento, di make-up, di interior design. Il colore è un campo elettromagnetico, può veramente aiutare anche una sorta, tra virgolette, di terapia. Quindi bisogna, questa è una visione completamente diversa di tipo energetico, non seguiamo la moda è una cosa che passa, noi parliamo di benessere, quindi un concetto completamente diverso. E questi sono alcuni esempi poi anche di alcuni lavori che lei ha fatto. Quindi vede, il colore è potente, è energia elettromagnetica che attiva le sinestesie. Cosa vuol dire? Che ogni colore stimola altri sensi. Per esempio, il colore rosso attiva la sinestesia del palato. Infatti, se noi siamo seduti a tavola con una tovaglia rossa, pensiamo al periodo natalizio, il rosso stimola la salivazione e quindi ci stimola a mangiare di più. Non è un caso che la bevanda più famosa al mondo sia contenuta in una lattina rossa. L'arancione aiuta per esempio nella respirazione, cioè mettere una federa arancione per persone che hanno problemi anche di respiro aiuta molto a respirare. Quindi, e quindi il colore è un mondo veramente pazzesco. Il blu per esempio è ovattoso, morbido, tattile, è un colore da toccare. Per esempio è molto utile per abbassare la febbre il blu, mentre il rosso ovviamente
riscalda il corpo. Se una persona ha raffreddore, si mette una maglia rossa, sente subito che il corpo cambia anche vibrazione. Vediamo un attimino i colori yin, i colori freddi, i colori yang. Allora, partiamo dal verde. Il verde, ad esempio, chi ama il verde trasmette la voglia di crescere e di evolvere. Sono le persone che amano questo colore, sono le persone che sono in costante crescita e vogliono apprendere sempre cose nuove. L'azzurro è un colore che aiuta a socializzare. E il turchese, ecco, il turchese, anche tenere per esempio una pietra vicino a sé, è come un amuleto, perché aiuta a proteggersi da qualsiasi tipo di interferenza. Il grigio è un colore molto algido, è il colore che sta bene nella tecnologia, perché è un colore molto freddo e artificiale. Ecco, quindi nel libro si fa proprio una valutazione dei colori yin e yang. Questo perché se io ho bisogno di energia, vitalità, e collegandomi poi anche alle tecniche warm and cool e alla fisiocromia, è tutto un lavoro di mettere assieme, di creare il giusto equilibrio sulla persona. Quindi i colori yang sicuramente, i gialli, gli aranci, i rossi, anche un bianco può stimolare molto, quindi attiva molto la persona. I colori yin servono a calmare, quindi questi possiamo applicarli dall'interior design nella casa fino ad arrivare poi al tipo di abbigliamento. Se noi pensiamo alle persone che si vestono sempre di nero, il nero è un colore che castra le emozioni, cioè chiude la persona in se stessa. Quindi se una persona vuole usare il nero, lo può usare, però magari può mettersi una camicia fucsia, un foulard, cioè qualcosa che gli dia un tocco di forza, altrimenti andiamo appunto a reprimere costantemente questa persona. Ecco, quindi vedete, per esempio il rosso è un colore che stimola molto la passione, infonde coraggio e forza di volontà. Quindi se una persona per esempio ha il mento anche molto piccolo, quindi vuol dire che ha poca forza di volontà, potremmo stimolarlo con dei lavori, anche poi vedremo anche più di tipo energetico, però anche usando un certo tipo di colore. Reuben Humber è stato un medico antroposofo che ha vissuto molti anni in India, ha scritto, lui ha proprio lavorato in maniera molto forte con la terapia del colore e quindi aveva questa visione. E infatti lui diceva che, per esempio, il rosso è un colore che stimola l'appetito, però ingerire cibi naturali con la vibrazione del rosso fa dimagrire il corpo. Parliamo sempre di cibi naturali, non colorati chimicamente. Questo è uno degli esempi che abbiamo riportato quando si fa la lettura del volto, quindi per capire la fisiocromia. E nell'esempio di questo volto, noi, se vedete, abbiamo un volto dalla forma perfettamente ovale, quindi un metallo. Il colore della pelle è bianca, perché il bianco è associato al metallo, quindi è sempre metallo. Il colore dei capelli invece sarebbero rossi, un rosso arancione, e è un colore che corrisponde al fuoco. L'elemento che manca di transizione per il ciclo, appunto per il ciclo di creazione, è l'elemento terra. Quindi cosa possiamo fare in questo caso? Andiamo a utilizzare anche la tecnica del warm and cool per capire maggiormente se questa persona ha più bisogno di colori caldi o di colori freddi. Però possiamo lavorare, appunto, una volta identificato sul colore per inserire l'elemento terra, oppure possiamo introdurre delle attività che corrispondono a questo elemento, come per esempio anche lavorare la terra stessa, quindi fare un lavoro di questo tipo, persone magari che amano i fiori, lavorare, non so, fare tutto ciò che riguarda anche dei lavori energetici, come lo yoga, come il tai chi, che sono lavori energetici che portano stabilità, perché la terra corrisponde appunto alla stabilità. Bisogna stare attenti se non viene introdotto l'elemento terra, perché il fuoco dei capelli va a controllare il volto. Questo comporta nella persona degli squilibri emozionali e quindi delle situazioni anche che può vivere di discomfort interiore. Allora, alla fine del libro abbiamo pubblicato 3 casi studio completi in cui c'è tutta l'analisi.
Ecco, oltre a fare la lettura del volto, noi diamo poi delle tecniche anche di riequilibrio, perché se una persona ha dei segni molto forti nel volto, come dicevo all'inizio, c'è un squilibrio emozionale. E una delle cose che facciamo, per esempio, è il lavoro con la meditazione, con i salmi. Questo è un libro che abbiamo scritto sempre con l'editoriale Delfino, Credere per Vedere, ed è un'esperienza che sto facendo da 15 anni, quindi applico questa tecnica di meditazione, ma la meditazione, la scienza ha dimostrato come meditare aiuta veramente a tantissimi tipi di problematiche, e quindi in base poi al tipo di problema che ha la persona consigliamo anche di meditare, quindi usare questi mantra vibratori che hanno una vibrazione molto forte per andare appunto ad avere una sorta di guida e quindi un riequilibrio interiore. Ecco, questo è un altro progetto molto interessante, proprio di utilizzare la simbologia e proprio lo chiamo questi mantra antichissimi che hanno una forza molto molto importante. E gli ultimi due tecniche me le spiega la Chiara, che queste sono pubblicate nel libro. Questa è una tecnica che viene utilizzata come pulizia energetica del corpo, semplicissima da fare. Basta utilizzare uno specchio dalla forma rettangolare o quadrata, non ovale, uno specchio abbastanza grande, intorno 10-15 cm per 20, e passato dal chakra della gola fino al primo chakra. Quindi si passa a partire dalla gola, dall'alto si fa un movimento trascinatorio verso il basso, molto lento, e poi una volta arrivati alla zona del primo chakra, quindi in prossimità del pube, si riporta nuovamente lo specchio, si riposiziona sulla gola. Questo viene ripetuto 3 volte. Il movimento è solo ed esclusivamente dall'alto verso il basso, e quando ovviamente si va a riportare sullo specchio basta semplicemente scostarlo e poi riposizionarlo, non si ritorna indietro. Si può utilizzare la tecnica di visualizzazione, per cui quello che noi sentiamo viene come inghiottito dallo specchio, perché lo specchio ha la capacità di andare a assorbire le interferenze o le energie, chiamiamole, più pesanti. Questa è un'altra tecnica molto veloce, lo si può fare veramente in 5 secondi, ma molto efficace. È una tecnica di riequilibrio dei chakra. Basta semplicemente, se notate, ogni parte del volto, appunto, ad ogni parte corrisponde un chakra. Quindi si parte dal mento, dove vedete il colore rosso, sulle labbra l'arancione, sulla punta del naso il giallo, e via avanti così, verde, l'azzurro, indaco e poi il viola. Semplicemente in questa tecnica qua basta utilizzare il complementare, perché è il complementare che va a rafforzare molto di più il chakra. Noi andiamo a visualizzare il nostro volto, e il nostro volto, dove a cui corrispondono queste spie luminose, in ogni punto noi andiamo ad utilizzare il colore complementare. Quindi partiamo, per esempio, noi visualizziamo il nostro mento e visualizziamo il mento del colore complementare del rosso, che è il verde. Poi saliamo sulla bocca e visualizziamo l'azzurro. Andiamo sulla punta del naso, visualizziamo il viola. Dopo andiamo tra gli occhi e visualizziamo il rosso. Proseguiamo tra le sopracciglia e vediamo l'arancione. E al centro della fronte un colore che va tra il giallo e l'arancio, e in ultima possiamo visualizzare l'oro, dopodiché un arcobaleno colorato esce dalla nostra fontanella e va come a ripulire quelli che sono i nostri chakra. Provatela, è una tecnica molto interessante, noi abbiamo visto che è molto efficace e molto veloce. Bene, noi abbiamo finito. Io adesso direi che e lasciamo la parola all'ingegner Marco Luciani, che ci farà vedere questa applicazione molto interessante. Quindi spiega tu, Marco, un po' quello che stiamo facendo, e poi se avete delle domande siamo a disposizione. Grazie intanto. Sì, non so se abbiamo tempo per qualche slide o... Sì, vai. Innanzitutto grazie a tutti, grazie a Stefano. Io faccio parte del team di Emoji SRL. Noi siamo un'azienda specializzata nell'analisi emozionale,
attraverso lo studio del volto. Siamo un'azienda che è nata dall'Università delle Marche. Siamo uno spin-off e siamo esperti in intelligenza artificiale. Quello che in genere cerchiamo di sviluppare è di sviluppare dei software e dei sistemi in grado di andare ad valutare il volto, valutare quali emozioni il volto ha per applicarle in vari ambiti. Quello che sviluppiamo noi in genere è in tre parti. Abbiamo una prima parte dove si ha proprio l'analisi del volto, una seconda parte dove cerchiamo di effettuare un'analisi continua del volto, quindi non come una singola immagine, ma come varia il volto nel tempo, come varia le sue emozioni e il suo comportamento nel tempo, per poi applicare dei sistemi sia in degli ambienti fisici ma anche online per cambiare queste emozioni, per cambiare il comportamento del volto. Insieme a Stefano e Chiara, quello che abbiamo fatto è unire quello che offre la tecnologia dell'intelligenza artificiale e i principi chiave della fisiognomica per poter comprendere quali delle cinque forme chiavi che ha spiegato prima Stefano un volto ha. Questo attraverso lo studio di una immagine come questa, lo studio dei punti chiave di una immagine e attraverso varie analisi matematiche andare a dire in che percentuale il volto può essere fuoco, oppure legno, oppure acqua, o le altre forme. Quindi, fatto questo, quello che andiamo poi a fare è dire, ok, il tuo volto possiede queste cinque aspetti chiave, con questi punti. Quindi noi prendiamo il volto, all'interno del volto andiamo a dire questi sono i vari punti e queste sono i cinque aspetti chiave che sostanzialmente sono le cinque forme chiave con questi punti. Possiamo anche fare un test in real time attraverso il software che insieme ad Emoji abbiamo fatto, e noi attraverso l'analisi del volto possiamo andare a dire quali sono questi punti. Credo che vediate il mio volto adesso, se non sbaglio. Sì. Bene, e attraverso tutti questi punti, noi attraverso delle analisi matematiche possiamo andare a dire quali sono i punti chiave e quali sono le percentuali delle cinque forme con il risultato. Insieme a Stefano, quello che abbiamo fatto è quindi creare questo software che con un'immagine possiamo andare a dire, secondo i principi della fisiognomica e
le cinque forme, quindi terra, legno, fuoco, acqua e metallo, quali sono i punteggi che il volto ha. Questo è quello che è stato fatto insieme a Stefano e Chiara in questi mesi. Non so se ci sono qualche domanda in merito, se siete interessati a quello che facciamo noi, abbiamo anche il sito, e con Stefano poi inizierà questa opera e non so se sarà presente nei prossimi libri o in questo, vediamo con i tempi come siamo messi. Bene Marco, grazie, stupendo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Sì, il progetto in teoria dovrebbe coinvolgere questo software nella prossima pubblicazione, no Stefano? Sì, esatto, infatti. Bene, se avete qualche domanda da farci, siamo qui a disposizione, ultimi minuti. Vedo che siete commentati. Diciamo così, diamo la... Vediamo di riattivare l'audio, magari qualcuno vuole fare qualche domanda, o anche per iscritto, se non a voce diretta. Fabiana, al dito alzato. Vai Fabiana. Sì, buonasera. Io sono riflessologa plantare e tra i miei percorsi di studio ho studiato anche la medicina cinese, quindi mi ritrovo in tutto quello che avete detto sulla teoria dei cinque elementi. E però avevo fatto anche un corso di fisionomica in cui secondo me la mia insegnante aveva messo un po' di questa fisionomica qua e un po' anche della riflessologia vietnamita. Quindi è venuto fuori una cosa un po', secondo me, non so. E mi ritrovo in tutto tranne che le forme dei volti che sono completamente diverse da quelle che avevano detto a me. Quindi a questo punto io non so più che volto ho e come devo considerare il mio volto, perché c'è chi mi lo vede rotondo, c'è chi mi lo vede quadrato, c'è chi me lo vede rettangolare. Adesso sono un attimo spiazzata. Tira sui capelli, vediamo. Tira sui capelli un attimo. È un volto legno il tuo. Allora, ti spiego una cosa. Questa l'ho vissuta sulla mia pelle. Sono 28 anni che io mi studio tutte le varie, dal feng shui alla fisionomica. Allora, in Italia persone che sanno la fisionomica sono veramente poche, perché ho fatto tantissimi corsi di morfopsicologia, di fisionomica, che la chiamano fisionomica ma non è fisionomica, PNL. Io ho avuto la fortuna di studiare con uno dei più grandi maestri al mondo, che è Niai Li Yang, un cinese, e deriva proprio dalla tradizione antica di cinesi, lignaggio. La multiriflessologia facciale che dici tu, la stiamo studiando anche noi, è una parte più legata all'aspetto organico, ma non c'entra con la fisionomica. Purtroppo, quei cinque elementi sono quelle le forme usate, tutti i più grandi maestri del Joy-Up, e poi purtroppo c'è gente che fa casini a non finire, che mescola le cose. Come ti dicevo prima, io ho fatto dei corsi di chiamate di fisionomica in Italia, ma non c'entravano niente con la fena fisionomica, era un po' di morfopsicologia, è un mix che buttano dentro. E quindi lo so benissimo questa cosa qua, perché anch'io più di qualche volta ho avuto una confusione tremenda, sia quando studiavo il feng shui che anche la fisionomica, perché c'è gente che improvvisa e mescola le cose. E quindi la cosa migliore è sempre andare alla fonte, dai veri maestri, quelli che derivano dalla cultura, diciamo così, vera, originaria, per cui quando parliamo di fisionomica, la Cina è la culla proprio della fisionomica, assieme all'India, anche se l'India però divulga un po' meno queste cose. E quindi capisco che si crea molta confusione. Guarda, noi, ti dico, anche tutti i corsi che facciamo, vediamo sempre di più, ma non, cioè noi direttamente, che poi la insegniamo e la applichiamo, ma le persone che si rendono conto come questa metodologia è molto funzionale, molto, diciamo così, reale in particolare, ecco. Ok, grazie. Quindi tu, nel caso tuo, che è un volto legno, è interessante, tu faccia la riflessologa, fai, perché il legno rappresenta anche la guarigione, quindi ha senso con quello che fai tu. Ah, okay. Tu è un volto un po' bianchetto anche, quindi hai la forma è diciamo, è legno, hai poi la pelle che è metallo e il capello castano.
Quindi tu hai bisogno di acqua anche. L'elemento tuo è l'acqua che ti aiuta a darti energia, ok? Quindi poi bisogna studiare anche il warm and cool. L'acqua vuol dire i colori azzurri, blu, i turchesi, vuol dire comunque anche, anche l'attività con quel massaggio, che il massaggio muovi molto le mani, quindi lavori sia con legno, ma anche l'acqua rappresenta il massaggio, quindi va bene. Ok, grazie. Ecco, farti uno screening veloce. Niente, prego. Altre domande? Bene, allora se tutto a posto, vi salutiamo, vi ringraziamo della presenza, dell'ascolto e speriamo di vederci poi anche in qualche corso. Complimenti, okay? Complimenti per la chiarezza. Grazie Giovanni, fa piacere detto da te. Dal creativo Giovanni. Ah, va bene. Lo metterò a frutto. Ti ringrazio, fa piacere perché è importante. Poi, sai, sono tutte cose che ho vissuto nella mia pelle. Come dicevo prima, devi sempre capire, comprendere tu, prima poi di spiegare una cosa . E verificarla sempre poi nella realtà. Questa è la cosa importante. Quando uno insegna qualcosa, deve capirla, comprenderla bene lui. E questo l'ho fatto in tanti anni di incontri, scontri, ricerche, studi, lavori personali. Questa è un po' la via sempre per fare qualcosa poi che sia anche realmente utilizzabile, pratica. Ok, grazie a tutti allora. Buona serata. Buona serata, grazie a tutti i partecipanti. Ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie.